Pronto? Attendere, prego. Attendere, prego. Va bene. Resti in attesa, signora, questo è un nastro registrato. Chi è? Importante comunicazione dal Ministero delle Perdite Vaginali. Attendere, prego. Ma vaffanculo, delle perdite vaffanculo, cretino. Attendere, prego. Monica, viene qui. Sto per passarle il sottosegretario delle Ciocce Ciondoloni. Attendere, prego. Che è? Attendere, prego. Fammi sentire che è. Questo è un nastro registrato. Aspetta. Attendere, prego. Attende, prego. Un'importante comunicazione in arrivo, attendere, prego. Dai, dalla a me, no. Non vi litigate, per favore, il telefono, questo è il nastro registrato, attendere, prego. Importante comunicazione in arrivo dal Ministero delle Perdite Vaginali e dal sottosegretariato delle Ciocce Ciondoloni. Ho fatto una papera. Ascolta, ho fatto una papera perché sono un altro registrato. Culo. Come si permette, questo è un altro registrato, come si permette. C'era la giovanetta che lei ci stava, lei ci abboccava, è la mamma e rompe oglioni, in questo caso. Lei, insomma, aspetta, dammi il telefono, vaffanculo, naturalmente la richiamiamo, no? È stato un po' quel fatto delle perdite vaginali, che l'ha messa sull'avviso. Attendere, prego. Non ha più voglia di attendere. Sai che si fa, si rifà il numero, appunto si rifà l'ugual numero, e vediamo se Carla, cerca di non rompere coglioni. No, pronto, capito? Pronto, pronto? Ma che coglioni? Oh, io ho telefono per la prima volta, pronto? Sì, chi è? Sono un amico di Ottavio, di Orlando. Ah, chi è? Come coglioni? Ma come ti permetti di dirmi queste cose? Come si permette? Mi stanno a fare le telefonate anonime, sono dietro quattro telefonate. Ma chi è una che fa? Un'altra. Chi è che fa le telefonate anonime? Ora, due secondi fa. Ma io non c'entro niente. Ah, scusi, pensavo che eri Io tiro su e mi sento dire non per i coglioni. Scusi, però sono stati due o tre telefonate di seguito. Lei chi è? La figlia di Orlando? Sì. Ah, ho capito. Scusi, ma pensavo, siccome dicevano delle cose abbastanza brutte. E cosa dicevano? Cosa dicevano, insomma? No, dicevano un pochino volgari. Ah, volgari, ho capito. No, ma io non c'entro niente. No, mi scusi. Ma c'è Orlando in casa? Che glielo passo, scusi. Grazie. Si scusi la ragazzina. Perché Orlando, ti vogliono? Chi è? Pronto? Ti vogliono? Pronto, signore, è la moglie Orlando? Sì. Sono Beppe, un amico d'Orlando. Volevo dirle che per stasera con quelle due va tutto bene, È tutto come al solito posto. Allora vi divertite via? No, mi passi Orlando per favore. Cosa ride? Ma non so io. Boh, a me mi scappa un po' da ride perché... A me scappa da cagare, signora. Faccia presto, mi passi. Allora vado al gabinetto, sì, la porta aperta. Ma faccia presto, mi passi Orlando per favore. Sì, va bene. È importante per stasera. Boh, ha detto che c'è l'appuntamento con una stasera. No, con pronto. Due. Pronto, Orlando. Oh. Ma la sua moglie è là di fuori, Ma la sua moglie, ma che cosa crede? Cosa ha pensato? Ciao, come stai, Orlando? Bene, fa piacere. Senti, ti volevo dire che stasera c'ho due passerine, ma buone, due topine, ci si vede al solito posto, Ma chi sei? Come sono? Sono Beppe, no? Beppe? Beppe chi? Beppe del fornaio, Orlando, non ti ricordi più dalla bocca al naso. Beppe del fornaio? Sì, hai perso proprio il lume e la ragione. Orlando, tu invecchi male così, Ma chi è? Non ti ricordi nemmeno dei vecchi amici? Chi sei? Chi sei? Dici così perché c'è tua moglie, eh? E la tua figliola. È vero? Ma anche chiesto scusa a tua figliola. Pronto? Non riesco a sentirti più. Oh, dove sei andato? Orlando, dove sei andato? Oddio, mi perdo Orlando. Lo stiamo perdendo.
Massaggio cardiaco. 101 1001 1002 1003. Orlando? Avanti, dai. È tornato dall'aldilà. Orlando, com'è l'aldilà? L'aldilà? È bello? È come l'al di qua. È uguale? Cazzo, che fregatura però, Senti. Dimmi. Ma perché ti fai riconoscere chi sei? Ti ho già detto chi sono. Dico, ma Beppe di Caurano sei. Beppe? Di Caurano. Bravo. Bravo, allora vedi che hai capito. Beppe di Caforano. Sì, non ti sento più un'altra volta. Orlando, ma dove vai con quel filo? Che è il filo che non funziona? Che c'è? Orlando? Avanti. Ora va bene, sono Beppe di Caforano. Beppe di Caforano, allora avanti. Che le donne glielo mette sempre in mano, e anche nell'ano. Continua. Stasera c'ho due belle figliole disponibili, ecco. Allora, ci si vede alle 9:30 stasera? A voglia di. Io da solo non ce la fo, capito? Basta che lo dici. Infatti, questo ti volevo dire. Ma te ci sei? Io ci sono, certo ci sono. Io ne piglio una. Come si fa? Senza di te non si fa niente. Appunto, e te pigli l'altra. Io piglio un'altra. Ecco, è una cinesina la tua. Cinesina? Sì, Cin Cin Li si chiama. Bellina, guarda. Avanti. Le cinesine le conosci? Sì. Perché? Le conosci bene? Io molto bene, sì. Va bene. Sono belle gialline, sai, proprio al punto giusto, no? Questa poi fa dei lavorettini. Senti, ora piano piano ti riconosco chi sei, sai? Allora hai capito che Sto telefono è anche sotto controllo, fra l'altro. Ah sì, fra l'altro? Fra l'altro. Cioè questo telefono è anche sotto controllo, fra l'altro. Ecco, e chi te l'ha messo sotto controllo? Sapessi che l'ho messo. Chi? No, dimmelo, dai, dimmelo, mi piace questa cosa qui, dimmelo. Vecchio porcone, Orlando, ma sempre a pensare, sempre a dire bugie te, Il telefono sotto controllo è una bugia. Vergognati, no, è la verità. Vergognati di dire queste bugie. È la verità. Spudorate. Perché dovresti avere il telefono sotto controllo? Dimmelo. Ma ce l'hanno messo, mica ce l'ho messo io. E come mai ce l'hanno messo? Ce l'hanno messo per le telefonate che fai te, capito? Ah sì, per questa telefonata appositamente. Questa ora fra poco te la risenti. Te la risenti? Te la risenti da solo. Ah, da me? È vero, sì. Te la fanno risentire. No, faccio la replica, è vero. Te la fanno risentire fra poco. Ah sì? Chi? Chi me la fa risentire? Qualcuno me la fa risentire. Ah, sono molto contento. Questo mi fa. Senti, ciao, stasera alle 9:30, solito posto. Benissimo. Fatti il bidet, mi raccomando. Ciao. Ciao, brutto. Ciao. Povero, non sapeva più che inventare, Non sapeva più che inventare. Stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi porto. Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete.